Bentornati al Consiglio Comunale LIS, il servizio informativo sulle attività del Consiglio Comunale di Napoli rivolto ai cittadini sordi, con la traduzione nella lingua dei segni italiana. Venerdì 22 novembre il Consiglio si è riunito in Via Verdi ed ha accolto tre nuovi consiglieri: Elena De Gregorio e Sergio Colella del gruppo DEMA e Chiara Guida del gruppo Napoli in Comune a Sinistra, che sono subentrati ai tre consiglieri diventati assessori: Eleonora De Maio, Luigi Felaco e Rosaria Galiero. I gruppi di opposizione hanno contestato la legittimità della seduta e il parere del segretario generale che aveva approvato la procedura, ma la loro richiesta di sospendere la seduta è stata respinta con 19 no, 16 sì e 2 astensioni. Il sindaco Luigi De Magistris ha quindi comunicato all'Aula la nuova composizione della giunta comunale e illustrato la distribuzione degli incarichi agli assessori. L'elenco degli assessori e delle deleghe si può consultare alla pagina Composizione e deleghe della giunta sul sito istituzionale www.comune.napoli.it. Il Consiglio ha poi affrontato la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, presentata da 16 consiglieri delle opposizioni. Il lungo e vivace dibattito, con ben 25 interventi, ha mostrato posizioni diverse. Molto critiche quelle dei presentatori della mozione, di sostegno all'amministrazione e quelle della maggioranza, ma con la sollecitazione a fare di più nei prossimi mesi per affrontare i problemi della città. La mozione di sfiducia è stata votata per appello nominale e respinta con 22 no e 14 sì. Il sindaco non ha preso parte al voto, ma prima della chiusura della seduta è intervenuto esprimendo soddisfazione per l'esito del voto e annunciando il proprio impegno fino alla fine del mandato per portare a termine il programma e affrontare con grande attenzione i problemi aperti. Dal Consiglio Comunale LIS è tutto, alla prossima puntata.